Ciao a tutti, sono Cristina, sono stata un'alunna dell'ITC Piano Rosa, indirizzo turistico. Ho voluto frequentare questo istituto perché sapevo che mi avrebbe fornito una buona preparazione, soprattutto con la possibilità di studiare 3 lingue straniere. Sono stati 5 anni formativi, sia dal punto di vista professionale che personale. Durante il mio percorso di studi ho sempre trovato preparazione e disponibilità da parte di tutti i professori e dei collaboratori. Sono sicura che scegliendo questa scuola sarete accolti e valorizzati al meglio. Vi auguro un buon inizio e in bocca al lupo per il vostro futuro. E buonasera a tutti quanti, qui è Nicola Di Sabatino. E io sono Sara Reginelli. Ci siamo diplomati quest'anno al GPA Nocci Rosa di Nereto, indirizzo turistico della ragioneria. È una scuola molto valida perché ti insegna moltissime lingue. E poi studiamo anche materie come diritto e l'economia, che non in tutte quante le facoltà si studiano. Esattamente, ma poi la scuola ci propone anche moltissimi stage, vero Nico? Esatto. Andiamo in Irlanda, andiamo a New York, andiamo in Francia, andiamo in Spagna, andiamo in Germania. Ovviamente in tutti i luoghi in cui la lingua possa essere sfruttata al massimo da quello che si studia a scuola. Esattamente. Io il consiglio che vi posso dare è di prendere e scegliere questa scuola perché è molto valida e ti dà buone opportunità sì, lavorative e anche le persone che vogliono continuare, come noi due, andare all'università. Non ti costringono a scegliere un'università sola, ma ti danno ampie scelte. Io per esempio faccio mediazione linguistica. E io faccio beni culturali. Quindi, dal mio parere, e io personalmente, la scuola la sceglierei altre 1000 volte. Anch'io. Fate la scelta giusta. Qui è Nicola Di Sabatino. E da Sara. È tutto, un bacione. Linea allo studio. Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Io sono Elisa e ho frequentato la ragioneria di indirizzo turistico. Solo per gli ultimi 2 anni però. Ho avuto un percorso un po' particolare. Io per i primi 3 anni ho frequentato il liceo linguistico, sempre lì a Nereto. Poi il quarto e il quinto ho frequentato la ragioneria, appunto l'indirizzo turistico, che per me è stato fondamentale. Ho continuato la mia conoscenza linguistica perché sia al liceo studiavo 3 lingue, ho proseguito con il turistico a studiare 3 lingue. Ma ho avuto senz'altro l'aiuto di economia, di diritto, che mi hanno aiutato ad avere un approccio un po' più importante verso il mondo del lavoro. Infatti io ho un'azienda familiare, adesso lavoro qui in ufficio, in azienda, però non ho abbandonato i miei studi, studio economia aziendale qui a San Benedetto e cerco di bilanciare le due cose. Senz'altro il turistico per me è stato molto importante, molto formativo e quindi vi auguro in bocca al lupo e mi raccomando, scegliete bene. Ciao ragazzi, qui l'Edun che vi parla per l'Istituto Tecnico Peano Rosa di Nereto e voglio dirvi una cosa molto importante. La scelta della scuola è molto semplice, basta porsi una domanda. Voglio vivere in un ambiente turistico? Voglio vivere in un ambiente informatico o in un ambiente economico? E nella nostra scuola a Nereto verrete posti alla decisione soltanto al secondo anno scolastico, quando quindi sarà una più ampia visione di tutto l'insieme, una visione più chiara di quella che potrà essere la tua decisione. Il diploma è molto importante in questa scuola perché ti dà la possibilità di andare ovviamente all'università o di fermarti lì. È un diploma che ha valore nel mondo del lavoro o nel mondo dei corsi. Esistono infatti diversi corsi per proseguire gli studi senza andare all'università grazie a questa scuola. Quindi ragazzi, scelta molto semplice. Per il momento da Ledin è tutto. A voi l'Istituto Tecnico. Ci vediamo a scuola ragazzi. Ciao. Una bella domanda, è stata una sensazione. Io ho provato una sensazione quando loro sono venuti a fare l'orientamento, quando io facevo la terza media e
L'ho sentito che quella era la scuola che volevo fare. A parte per gli i diversi orientamenti che ho visto, quello è stato quello che mi ha trasmesso la fiducia che loro mi avrebbero aiutato a essere quello che sono oggi. E lo dico e lo urlo ai quattro venti. Io ho amato quei 5 anni, li ho vissuti a 360 gradi, li ho vissuti al massimo, pieni di esperienze uniche. Ho frequentato l'ITC turistico di Nereto. Diciamo che posso ritenermi veramente soddisfatta della mia scelta, in quanto la scuola è stata in grado di fornirmi conoscenze per quanto riguarda l'economia e diciamo per quanto riguarda il diritto, che ad oggi sono veramente utilissime, per quanto riguarda le lingue, quindi perché si studiano 3 lingue, che per la nostra carriera lavorativa, come sappiamo, al giorno d'oggi sono fondamentali, ma anche diciamo per una cultura generale, una cultura personale, grazie alle materie di arte e geografia, che ti aprono tantissimo la mente. Ad oggi a livello lavorativo avrei tantissime opportunità, perché il turismo offre tantissimi posti di lavoro, soprattutto per i giovani, ma comunque anche una buona base per iniziare una carriera universitaria. Ve lo consiglio tantissimo, è un indirizzo che vi apre molto la mente e grazie al fatto che ha materie interessantissime vi stimola anche molto a studiare. Spero che sarete felici della vostra scelta.